Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, in questi ultimi anni il termine algoritmo è sempre più diventato di uso comune, ok? Soprattutto per chi pubblica cose sui social, musica, arte in generale, poesie, lavori, articoli o cose del genere. Tutti devono fare i conti con l'algoritmo, ma anche il consumatore fa i conti con l'algoritmo, perché è l'algoritmo che decide cosa far vedere nella bacheca, su Google, su quelle cose là. L'algoritmo ti conosce, in teoria, teoricamente ti conosce, conosce i tuoi usi, i consumi, eccetera, eccetera, e ti fa vedere quello che secondo lui interessa a te. Diciamo che a volte è una battaglia, perché uno cerca anche. Perché chiaramente se parli di cose, magari se molte persone parlano di una cosa, l'algoritmo lo capisce, quindi pensa che la cosa che hai pubblicato sia di interesse e la fa risaltare di più. Quindi tutti più o meno i creatori, tra virgolette, devono averci a che fare con l'algoritmo. E soprattutto anche con adesso, negli ultimi, è un po' più recente la cosa dell'intelligenza artificiale, ok? Sono tutte cose che in teoria dovrebbero semplificarti la vita, dovrebbero sostituire delle cose che facevi prima e farle in meno tempo e farle anche meglio. Il problema di fondo, secondo me, che nessuno pone questo problema, è che l'algoritmo a volte sbaglia, ok? E non corregge l'errore. Il sistema che governa questo algoritmo, che governa l'intelligenza artificiale, è una cosa. Boh, uno fa delle supposizioni, uno dice potrebbe essere così, potrebbe essere colà, insomma, però alla fine sbaglia anche. Però un essere umano a volte ammette l'errore. Una macchina non ammette l'errore, perché pensa di fare tutto in maniera perfetta. Ok? Per dirvi, l'algoritmo con me ha sbagliato. Adesso vi racconto perché. L'anno scorso, ok, a dicembre, quindi questo periodo, ho avuto un'impennata di ascolti su Spotify. Ma veramente li ho triplicati nel giro di un giorno, cioè neanche il prezzo del metano mi è andato così veloce, ok? E mi ricordo che mi sono trovato ascolti da ogni parte del mondo su un brano. E ho detto, cazzo, è Natale, l'algoritmo mi ha premiato, ho pensato. E infatti il brano era natalizio. Ho detto, sì, è effettivamente un brano natalizio. Chiaramente prende, tutti adesso fanno temi, cose a tema natalizia. Ci sta, insomma. E il problema, sapete qual è? Che il brano che l'algoritmo mandava in risalto, aveva mandato in risalto, era buon 2020. Cioè, quindi l'anno scorso che c'era il buon 2023, io ho avuto un brano per un mese mandato alle stelle, buon 2020. L'algoritmo, per qualche assurdo motivo, ha pensato che quello fosse il brano giusto. Quando in realtà bastava un secondo per vedere che non c'entrava un cazzo. Ok? Buon 2020. Ma andava su playlist. Organiche, cioè andava su una marea di playlist, quindi ha sbagliato in pieno. E sapete la cosa comica? La cosa comica è che quest'anno stessa identica cosa. Da un po' di giorni, statistica di Spotify alle stelle, vado a guardare qual è il brano, qual è la cosa, sempre brano a tema natalizio, buon 2022. Non sto scherzando, sembra una barzelletta, ma è così. Anche quest'anno mi ha preso un brano, l'algoritmo ha scelto un brano mio, a tema natalizio, una macchina ha scelto che il buon 2022 sarà il mio brano di punta, quindi con visualizzazioni in tutto il mondo, playlist anche un po' incredibili, e mi ha messo buon 2022. Basterebbe un secondo per correggere, mettere magari il buon 2023, mettere una canzone, ma no, l'algoritmo ha scelto così. L'algoritmo ha chiaramente sbagliato, ma andrà avanti fino a gennaio, pubblicizzandomi buon 2022. Cazzo. Per carità, non ci sputo in bocca, sia ben chiaro. Però per farvi capire che a volte
Sbagliano anche le macchine, sbagliano anche i codici, sbagliano anche i programmi, sbagliano clamorosamente, però non correggono, vanno avanti per la loro strada. E questo secondo me, quando l'uso dell'intelligenza artificiale, quando tutte queste cose diverrà sempre più massiccio, molto di più di come è adesso, come faremo a correggere errori molto molto più gravi di quello che è capitato a me? E buonanotte.